sappiamo che il decreto dignità, decreto lavoro, decreto Di Maio, si suggeriva qui in studio, sta creando qualche divisione, non soltanto all'interno della stessa maggioranza di governo, perché forse non c'è totale sintonia su questo, ma anche all'interno del vostro partito. Sì, allora intanto parto dall'ultimo commento, ho ascoltato il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ma alle volte ho l'impressione di ascoltare un leader dell'opposizione, nel senso che dice io mi aspetto una manovra coraggiosa, noi non chiediamo la Luna, ma non capisco a chi la chiede la Luna, perché lui è vicepresidente del Consiglio e la deve chiedere a se stesso. Cioè c'è una dinamica stranissima in questo governo. Io ho l'impressione che Di Maio voglia, non è che non abbia capito, ha capito benissimo, ma voglia raccontare agli italiani che lui è ancora in minoranza all'opposizione e prova a fare opposizione al PD. Quindi anche questa discussione, ieri si è discusso tutto il giorno di come si comporta il PD sul decreto. Però il PD purtroppo è in minoranza, quindi a me interessa capire questo governo che cosa vuole fare. Come si fa a parlare di una svolta radicale che cancella la precarietà quando ci sono dei piccolissimi provvedimenti, secondo noi anche sbagliati, perché tutti impostati su una logica sanzionatoria, e noi pensiamo che non si costruisce lavoro stabile con una logica sanzionatoria. I lavoratori hanno bisogno di investimenti, hanno bisogno di abbattere il costo del lavoro, hanno bisogno che il costo del lavoro stabile costi molto meno di quello precario, allora in questo modo si incoraggia le assunzioni a tempo indeterminato, hanno bisogno di politiche attive del lavoro, cioè tutte quelle ricette che noi abbiamo iniziato, di cui siamo perfettamente consapevoli di non essere arrivati ancora al traguardo, ma che andrebbero rafforzate e continuate. E io mi sarei aspettato da un decreto che si poteva anche chiamare più semplicemente lavoro, perché a me, insomma, la parola dignità è una parola preziosa, la dignità non si fa per decreto, non si fa manco per legge, la dignità è una cosa che ci si conquista ogni giorno nella vita ed è una cosa molto, molto delicata. E io mi aspetterei da una persona che ha scelto di fare, e la chiudo qui, perché a volte ce lo dimentichiamo, insieme tre cose. Il vicepresidente del Consiglio, il ministro del Lavoro e il ministro dello Sviluppo Economico. Non l'aveva mai fatto nessuno. A me francamente sembrano un po' troppe. Mi sembrerebbe che uno poteva sceglierne una e farla bene. Ma dove sta lo sviluppo economico? Dove stanno le politiche industriali? Qual è il disegno? Qual è... Prima abbiamo parlato di Fiat, se siamo ancora in un'epoca di espansione globale o se siamo in un'epoca di difesa del territorio. Qual è il disegno? Io non lo capisco, io vedo qualche sanzione in più per le aziende, peraltro parziale, sbagliata, mancante. Noi stiamo cercando, con la solita nostra discussione interna, perché purtroppo su questo siamo bravi a farci un po' del male, però siamo anche l'unico luogo dove si discute.